Il maltempo che si è abbattuto in Toscana ha fatto danni e creato disagi. Una autentica bomba d'acqua e grandi ne hanno travolto in tarda mattinata a Firenze e la provincia. Distrutti dei orsi in Piazza Signoria, caduti diversi alberi, allagato il mercato di San Lorenzo. 5 persone, tutte adulte, sono rimaste ferite per un crollo all'interno della scuola elementare di Lazzeretto, frazione di Cerreto Guidi. Una persona è stata medicata per tumefazioni al volto dovute alla forte grandinata. Le previsioni parlano di rischio di forti temporali anche nelle prossime ore. L'elementare Don Milani è stata evacuata, allagamenti in diversi sottopassi della città, molti gli alberi caduti su auto in sosta. Via 20 settembre è stata chiusa al traffico per la rimozione di un albero che bloccava la carreggiata. Allagamenti alla scuola Capponi, chiusura d'emergenza per i musei del Polo Fiorentino. Il Ministero dei Beni Culturali ha attivato l'unità di crisi per quantificare i danni e per programmare l'eventuale ripristino del patrimonio culturale colpito. Nel pomeriggio gli Uffizi sono stati riaperti. Infiltrazioni anche a Palazzo Vecchio, dove la tempesta di grandine è piovuta direttamente sui turisti nel cortile di Michelozzo e al Museo di Santa Croce. Infrante le vetrate della finestra della sagrestia vecchia progettata da Brunelleschi e della finestra della famiglia dei Medici. Questi i primi danni accertati nella Basilica di San Lorenzo. Colpite anche le storiche azalee nel chiostro. Bloccate l'operazione di chirurgia programmata all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Lo stop agli interventi si è reso necessario dopo il blocco degli ascensori, dovuto a infiltrazioni di pioggia e la conseguente impossibilità di trasportare i pazienti da un piano all'altro. Danni anche al cimitero monumentale degli inglesi. 5 grossi alberi sono infatti caduti infrangendo una ventina di tombe. Alberi in strada e tetti scoperchiati nel Pisano. Pioggia e vento forte anche in Lucchesia. Particolarmente colpite le zone periferiche di Vorno. Una tromba marina a Tonfano ha fatto volare ombrelloni e tende. Nessun problema per le persone che si trovavano in spiaggia. Oltre 200.000 quintali di uva andati persi per un danno superiore ai 20 milioni di euro. È la prima stima dei danni di Confagricoltura Toscana dopo l'improvvisa ondata di maltempo che ha colpito parte della Toscana.